Ciao a tutti, siamo ancora in diretta sulla Bonelli TV, siamo a Lucca Comics and Games, siamo allo stand in piazza Antelminelli di Sergio Bonelli Editore. Finalmente siamo riusciti ad acchiappare, ragazzi, gli autori di K11, una delle nuove proposte di audace che presentiamo a questa Lucca, e abbiamo con noi Matteo Casali. Ciao Matteo, benvenuto. Ciao Adriano, ciao a tutti. E Davide Gianfelice, che ha disegnato il numero uno. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ma anche a me, ciao a me, diciamo. Ciao a te. Allora, Matteo, l'anno scorso sei stato bravissimo perché avevamo annunciato K11 e tu però non potevi davvero spoilerare niente, quindi con grande abilità dialettica... Anche adesso. Ah, quindi ancora sarà un'intervista molto misteriosa. Acrobatica. Comunque, ci hai parlato in realtà dei temi che comunque avevi anticipato, però adesso insomma, l'albo è uscito a Lucca, a breve sarà disponibile anche in fumetterie e librerie sul nostro shop online, qualcosa di più finalmente possiamo cominciare a dirlo. Beh, possiamo cominciare dicendo che finalmente si vede anche il lavoro di chi ha lavorato sui miei testi. L'anno scorso abbiamo parlato soltanto di quella che era l'idea della storia, più vagamente possibile, come ricordavi tu. Oggi è visibile per tutti, quindi il connotato sovietico, l'ambientazione anomala per un fumetto di non solo avventura, ma anche un dramma, tutto sommato, e qua rubo una battuta l'anno scorso, molto molto umano. Sì. Lo vediamo finalmente attraverso le matite di Davide e i colori di Stefania Acquaro, dietro uno staff, direi il tutto rispetto, alla copertina di, anzi avvolto dalla copertina di Emiliano Mammucari, che ha anche curato la supervisione dei colori, quindi è tutto, è uno spettacolo per gli occhi quest'anno più che... Sì, e oltre a questo tra l'altro è anche interessante l'apparato redazionale, perché tu hai potuto un attimo raccontare che c'è stata una gestazione, come dire, non è nato in un minuto questo fumetto, ma appunto è stato fonte di tue riflessioni, ha cambiato forma, diciamo, quindi sì. Senza spoilerare, perché comunque non è spoiler, però è interessante dire che è nato in un modo e l'hai portato anche poi con l'incontro con Bonelli ad assumere una certa forma che poi è quella che è diventata K11. Sì, sì, sì. Adesso nella postfazione racconto un po' un pezzo, tra l'altro, di storia del progetto e in pratica la prima forma che aveva avuto, racconto appunto nel testo, che era leggermente diversa da quella che ha assunto adesso, un po' perché aveva un altro formato previsto, anche solo parlando di fogliazione, di lunghezza, ma soprattutto aveva altri contenuti molto diversi. Però, e anche qua diventa difficile parlarne e non parlarne, diciamo che ho avuto modo di lavorare su quella che era l'idea iniziale, anche con lo stimolo di Michele Masiero, che mi ha fatto da supervisore fin dall'inizio, portandolo in una direzione inattesa anche per me. Quindi siamo andati all'origine stessa dell'idea e a renderne poi una versione molto molto diversa da quella che era nei primi presupposti gettati nel primo soggetto, diciamo, che era già piaciuto ed era già stato fondamentalmente approvato, però aveva ancora in potenza tutto quello che poi ho cercato di esprimere attraverso la storia che è diventata K11 e che si spera verrà visto dai lettori. Sì, quindi siamo partiti da una certa idea e siamo poi arrivati in Russia. Parliamo di Seconda Guerra Mondiale e parliamo di tutto quello che succede dopo. Quindi Davide, hai dovuto disegnare in un altro spazio, in un altro tempo, quindi di solito le reference sono uno dei lavori abbastanza pesanti che si fanno. Quindi come avete lavorato? Matteo ti ha dato una mano o, come dire, avete collaborato, oppure tu ti sei scatenato e hai trovato tutto quello che ti serviva? Perché abbiamo anche più diversi periodi, c'è un periodo di guerra, sì, e poi c'è un periodo, esatto, post-war, in cui hai, come dire, ti sei dovuto dare da fare. Tendenzialmente tutte e due le cose, nel senso, sì, il lavoro di reference è un lavoro prettamente personale, però tendenzialmente tutta la squadra collabora con la realizzazione appunto di quelle che sono tutto il lavoro che sta dietro poi alla realizzazione di un albo. Quindi ricordiamo anche tutta la parte dei disegni preliminari, esatto, che sono stati fatti, sì, da Michele Benevento, che ci ha dato una mano all'inizio. Infatti nella primissima immagine di K11, quando ancora non c'era neanche un nome di autore attaccato al progetto, che si è vista in occasione della presentazione, sì, del marchio stesso di Audace 2 anni fa qui a Lucca, al keynote, c'era un'illustrazione
potremmo dire primordiale, nel senso che erano i primi studi che venivano fatti, il personaggio era anche fisicamente molto diverso, però erano opera, erano i primi studi che proprio Michele Benevento aveva iniziato a fare, ha continuato a fare dopo, per, in funzione della serie, quindi c'è stato anche un suo lavoro di ricerca, sì, e di raccolta di materiale. E per poi tendenzialmente nella parte iniziale dell'albo c'è effettivamente una parte in flashback storica, che sì, è quella della battaglia di Stalingrado, e lì il compito è toccato a me andare appunto a cercare tutta la parte di documentazione, che purtroppo non è così, sì, non deve essere facilissimo, non è facile perché è, proprio per la difficoltà anche della parte dei reporter all'epoca di sopravvivere ma soprattutto di raccontare parti, quel tipo di battaglia in quella parte della Russia, sì, non è stato proprio facilissimo cercare le reference, quindi un po' lavorando un po' a puzzle, se vogliamo, un po' ricostruendo tu le parti, sì, mancanti, poi si va comunque a, cioè si lavora poi anche di fantasia su tutte, sì, le reference che ci sono. Peraltro ho notato che Matteo non ha avuto paura di farti disegnare tante emozioni, c'è una cosa che ho notato, che hai potuto disegnare veramente una varietà, cioè, di emozioni, di visi che è variegatissima, sì, cioè è molto intimo nulla, nonostante siamo in un racconto che poi si capisce che andrà verso l'avventuroso, ma come dicevi tu, non per insistere su una cosa che abbiamo già detto, però certo, il lato umano, e quindi, come dire, anche fiducia a Davide, dire ti darò tante sfumature da rappresentare, dei sentimenti, esatto, che provano, cioè in realtà quello fiducia, che ho cercato, fiducia è stress, perché comunque no, però nel senso il personaggio più, è un personaggio meno... il personaggio principale è un personaggio che è avvolto da una serie di emozioni forti, quindi ha insomma c'è un sacrificio importante di se stesso, quindi io ho cercato poi di disegnarlo al meglio che ho potuto, logicamente, ma il dramma proprio di questo personaggio è un dramma molto, che poi fa muovere tutto quanto in realtà, è, se vogliamo, i grandi drammi dei grandi eroi dei fumetti anche americani, no? Se vogliamo Spider-Man, sì, col dramma dello zio e così via, anche, sì, qua c'è un dramma personale molto forte che in realtà serve poi a spingere il personaggio, senza spoilerare nulla, però serve poi a muovere diciamo il punto di accensione poi di tutta la storia. Beh, è stato bravissimo, il punto di accensione, astutissimo Davide nel dirci questa cosa. Qui la telepatia ha funzionato, perché io pensavo, avevo la parola miccia in testa e lui accensione subito, quindi... In effetti sì, l'umanità del personaggio, ma anche tutto lo stress, non quello del disegnatore, ma quello che scarichiamo, che è stato scaricato addosso al personaggio fin dall'inizio della storia, perché la sequenza di flashback di Stalingrado, come dice Davide, si è visto, non è uno spoiler perché si è visto qualcosa in anteprima online, sì, tra l'altro la colorazione di Stefania ha lavorato sul disegno di Davide lanciandolo nella freddezza del ricordo e nella violenza di quello che è il momento che viene ricordato, appunto, e il nostro personaggio poi da lì in poi comincia a vivere un dramma sempre costante, ed sono le sue emozioni che scatenano e scateneranno una serie di reazioni che coinvolgeranno anche altri personaggi nella serie, ai quali ho dedicato particolare attenzione dal punto di vista appunto caratteriale. Sì, peraltro il vostro lavoro in tandem, cioè come hai scritto tu, come ha disegnato Davide, è come se riuscissi ad immaginarmi momenti con rumore forte, cioè le sequenze di battaglia dove, anche se solo disegnato, dici qui è assordante, e poi la parte successiva, non diciamo cosa succede, però dove c'è molto dialogo e si capisce che c'è il silenzio che domina. Non so come avete fatto, bene, ma siamo bravi. Siete bravi, certo. Beh, io sono notoriamente terribile dal punto di vista, Davide può confermare, dal punto di vista della regia, cioè io penso davvero molto in termini visivi, il solito vecchio discorso che qualcuno già magari mi ha sentito fare, se mi, sì, conosce, che da ex disegnatore tendo a ragionare molto in termini visivi. Questo per alcuni disegnatori è un trauma, perché vado a imporre un qualche tipo di paradigma visivo anche, cioè, e di regia. Tu sei rigoroso sia su layout che su inquadratura, quindi, sì, della, sì, singola, sì, vignetta. Chiede a Davide, le sceneggiature sono dettagliate?
Sì, ma hai non, visto non, di vabbè, peggio forse, sì, però... Sì, sì, ma alla fine poi comunque c'è un bel feeling, cioè una volta poi che si entra... In realtà poi la sceneggiatura... Lavorare con uno sceneggiatore con cui hai anche un buon rapporto, sì, che comunque alla fine le cose a un certo punto entrano in risonanza, no? Sì. Quindi a un certo punto, magari se all'inizio ci sono delle cose non... Poi a un certo punto tutto si appiana e si va lì, via lisci. Cioè quindi nonostante Matteo abbia molto rigore, no, ma poi in realtà, nel fatto no, che ma in realtà nel no, momento di passaggio c'è un margine. No, non, poi... sì, non è quello che volevo dire, no, perché sorry, arrivando da un'altra storia completamente diversa, catapultarsi in un'ambientazione storica estremamente dettagliata dal, sì, punto di vista anche di quello che deve, perché poi tutta la parte storica è importante all'interno della storia, sì, e quella cosa lì effettivamente ti, cioè devi settarti su quello, sì, poi arrivando da qualche altra parte è un po' più difficile, non è mai che arrivi da zero, arrivi magari da qualcos'altro in cui sto lavorando effettivamente da un po' di tempo, ma è completamente opposto a questa cosa qua. Arrivare qui è un bel effettivamente... dire non dire, com'è? Davide proprio oggi magico, maestria, magico, magico. No, c'è stato pronto quel momento in cui siamo dovuti poi entrare nel libro della storia, ma in realtà poi penso che tutto il grande lavoro l'abbiano fatto anche gli altri disegnatori, cioè che comunque non sono solo io, ma sì, c'è, sì, anche... Non so quanto posso spoilerare, nel senso che comunque tu hai fatto il numero uno, non so se torni, nel senso che esatto, qui siamo nella fase famosa in cui facciamo domande ma non siamo sicuri di poter ricevere delle risposte. No, quello... le iniziali, esatto, sai, tipo, possiamo no, detto, questo credo lo si possa dire, Davide, anche se io avevo provato a coinvolgere in un alfa e omega, però lui è ovviamente molto impegnato, è, sì, già un lavoro che ha messo, diciamo, sulla mensola, come dicono gli americani, per fare K11, gli altri disegnatori della serie sono diversi, e questo tra l'altro permette alla storia di avere un'evoluzione di segno, sì, che ha fatto risaltare una cosa principalmente. Ovviamente il segno del disegnatore cambia da un numero all'altro, sì, ma i personaggi sono estremamente, estremamente riconoscibili. Cioè tutti i ragazzi hanno fatto un lavoro di caratterizzazione e il lavoro sulle emozioni, le stesse, sì, che levavi tu, che ha lo stesso lavoro che ha fatto anche Davide, davvero straordinario. Quindi... E tornando alle reference, ci si è dato tutti una mano l'un con l'altro, perché poi... sono progetti... anche un database magari comune che sì, lavoriamo che con Dropbox, sì, si lavora sempre con Dropbox, quindi hai sempre materiale che viene aggiornato e viene studiato anche da diversi autori, poi convogliato nello stesso... Gli ambienti venivano condivisi anche in tempo reale, magari qualcuno, perché poi una roba che non si sa e che alle volte è piuttosto anomala, è che questa è una produzione che è partita tutta quanta in parallelo, quindi... I disegnatori stavano, mentre Davide lavorava al numero uno, altri lavoravano, portavano avanti gli portavano altri avanti numeri, i numeri altri. Esatto, numeri due, eccetera, dico solo questo. Quindi la sostanza era che in alcuni momenti si arrivava a qualcuno che aveva disegnato prima di un altro un personaggio, un ambiente, che nel numero uno arrivavano magari nelle ultime pagine della, sì, storia, e quindi quello era un aiuto che veniva dato e una collaborazione per sfruttare al massimo l'effetto che l'uno riusciva a ricreare sulle sue tavole, sì, e veniva ripreso da quell'altro per metterlo dove doveva stare da un punto di vista temporale della narrazione. Quindi comunque c'eri tu al centro del coordinamento editoriale a fare, sì, sì, però, non il telefono senza fili, ma no, come però, dire, la messaggistica. No, però i disegnatori sono stati bravissimi a coordinarsi tra loro e non, cioè... Il lavoro comunque è un lavoro di gruppo, quindi sì, tendenzialmente, sì, sì, le cose le fai non dicendo vabbè questa è la roba, vai. Io la mia ma parte... c'è comunque delle riunioni, se vuoi, che in realtà sono delle telefonate, che punto sei, ok, ho visto, no, la cosa è stata, la mia parte io l'ho fatta cercando di essere il più rigoroso possibile con me, sì, stesso, in modo da dare a tutti del materiale chiaro su cui lavorare. Poi abbiamo fatto anche una riunione all'inizio lavori, anzi prima dell'inizio lavori,
lavori dove eravamo tutti allo stesso tavolo, una roba un po' all'americana, sì, se vogliamo, ne abbiamo parlato forse anche l'anno scorso, mi ricordo, o era un segreto ancora, quindi era non si un segreto dire. Secondo me abbiamo ora fatto lo una diciamo, riunione dove adesso possiamo dirlo, dove io tutti avevano letto la storia, ho avuto anche dei feedback rispetto a eventuali dubbi o cose non chiare da quello che era il testo scritto, ma soprattutto ci siamo divertiti a scegliere i capitoli, cioè i disegnatori, sì, hanno detto a me piacerebbe fare questo, ah, io vorrei fare questo perché c'è questo e succede quest'altra cosa, quindi è stato anche molto intrigante come, così come combinazione di fattori. E adesso io vorrei chiederti cosa possiamo aspettarci nei prossimi numeri, perché qua è chiaro, leggetelo, però appunto dopo che arrivi alla fine del numero uno dici ora ne voglio di più, questa è la sensazione che resta, che dici lo spettacolo è cominciato ma ovviamente, sì, voglio vedere ancora più fuochi d'artificio, è una metafora, non sto spoilerando, non vi arrabbiate. Fuochi d'artificio per ora, o meglio, vabbè. No, ne avrete molto di più, ne avranno molto di più i personaggi e vi pentirete e si pentiranno di averne chiesto di più, perché succederà davvero molto dentro di loro e attorno a loro, quindi insomma, quindi attento a quello che desideri perché potresti ottenerlo, che per Carl, che è il protagonista della serie che non abbiamo ancora nominato, è molto vero, perché comunque come recitiamo anche in quarta di copertina c'è un sacrificio mancato, un qualche cosa che non è andato come si deve, sì, per le sue convinzioni, per ciò che crede, per ciò che ha subito e ha visto succedere attorno a lui. Questo motiva il personaggio a fare delle scelte, ma poi metterà in dubbio un sacco di altre cose e altre ancora verranno messe in dubbio e ancora. In pratica andiamo a distruggere le certezze di un personaggio creandone altre che siano ancora più pericolose e pericolanti. Bello, pericolose e pericolanti. Grazie a Matteo Casali per essere stato con noi, grazie a Davide Gianfelice. Grazie. Noi torniamo tra poco, chi lo sa, forse non tra poco, sulla Bonali TV con un'altra intervista. Ciao, a dopo.